Ancora un collegamento con il sindaco di Benevento Clemente Mastella per fare il punto della situazione e soprattutto per rinnovare ancora un messaggio ai suoi concittadini. Ma guardi, continuo a dire che bisogna stare a casa. Sono più intelligenti alcuni bambini che mi scrivono, mandano disegnini di quando l'abbiamo percepito il momento della brutalità del virus da parte di alcuni adulti. E questa storia di Ariano non ci voleva, il fatto che Ariano è in quarantena, siccome sono tantissimi che arrivano a lavorare da noi, che vengono da noi, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Qua il fatto di stare rincerrati un po' in clausura, so che è una difficoltà psicologica, anche di convivenza, ma questo è l'unico modo che abbiamo per salvarci. E poi io credo, insomma, che quelli che ancora vogliono farfallare, a girare, girovagare, come se fossero sempre permanenti in vacanza, questa è una cosa ingiusta rispetto agli altri. Ho detto a Vigili, c'è anche alle polizie, che ringrazio molto, la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Guardi di Finanza, di essere spietati con quelli che non si assoggettano alle regole, perché il problema è molto molto grave. Al sud ci salviamo solo se ci applichiamo a queste regole. Al nord, in alcuni casi, avendo disatteso a questa regola, oggi si trovano con lo sconforto che non trovano nei cimiteri neppure la possibilità di trovare loculi adatti per le persone che muoiono. E ieri è stata una giornata drammatica, da quello che è stata censita stasera dal commissario della Protezione Civile, quindi per dire di come bisogna essere molto allerti e molto in guardia, se no non ce la facciamo assolutamente. Possiamo salvarci solo se ci applichiamo a queste regole. Quelli che camminano, io capisco uno che cammina perché ha problemi di cuore, il cardiologo si dice camminare, ma quelli che corrono, quelli che fanno giochi, non li capisco, è un momento di difficoltà, siate rispettosi nei confronti degli altri, di quelli che stanno chiusi dentro e dicono: ma come, questi camminano tranquillamente, beatamente io sto qua. Certo, è brutto vedere queste cose, ma non è rispetto per loro stessi né per gli altri. Lo giochi non significa cura tutti i costi importanti, ripeto, quelli che fanno attività dal punto di vista fisico per ragioni di natura sanitaria, di salute, allora è consentito, ma per gli altri no, quindi non devono andare. Gente che va da un paese, posso pensare all'altro, mi hanno detto anche persone che sono spostate da noi, sono andate nel contrario in campagna, non è il picnic, non, il momento è drammatico, non è un momento serio e sereno per tutti, questa è la verità. Noi ci salviamo se vogliamo salvarci. Ecco, sindaco, lei ha parlato anche in domenica mattina, quando ha salutato la città con i primi messaggi che ha lanciato e che noi abbiamo raccolto come redazione, della presenza costante anche di un gruppo di psicologi professionisti e poi di azioni che metterà in campo lunedì mattina con la giunta. Sì, la giunta che aveva fatto martire, perché c'è solo questo inconveniente, avete visto che la mia vicesindaca di Ariano correttamente ha rassegnato le dimissioni perché non è in grado di poter venire fino a quando non si chiude la quarantena di Ariano Irpino. Preparando la documentazione adeguata per quanto riguarda le misure che riguardava l'abolizione, la sospensione dei fitti, tutti quelli di natura comunale, una serie di prerogative dalla TOSA a parte, insomma, di sospendere, credo fino a giugno perlomeno, in attesa anche di provvedimenti che tra stanotte o domani dovrebbe varare anche il governo. Quindi noi faremo tutto per incontro in termini di solidarietà ai cittadini per rento, a quelli che hanno maggiori difficoltà economiche, finanziarie, quelli che vivono drammi sociali. Quello che possiamo fare faremo evidentemente, quindi speriamo, insomma, che sia una brutta avventura quella che stiamo vivendo e dal tunnel possiamo uscire. Ha parlato pure dei psicologi, abbiamo detto? Sì, psicologi, ci sono alcune persone che io conoscevo perché si occupano anche di Alzheimer, di cui mi occupo anch'io, per quando io avevo fatto le vere mediche, hanno dato la disponibilità. Questo non significa che se altri vogliono la disponibilità non possono farlo assolutamente, però loro mi hanno dato la disponibilità, quindi mi sono rivolto a loro, che conoscevo, e quindi in maniera gratuita daranno risposte a quanti in questo periodo, insomma, hanno preoccupazione, un po' di panico, un po' di paura di troppo, e quindi è giusto chiedere anche l'ausilio, diciamo, premuroso di queste persone, di queste persone. Mi rivolgo a lei che è un cattolico profondo sin da ragazzino. Il cammino a piedi del Papa a Roma, che avrà seguito sicuramente in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore e poi presso la chiesa di San Marcello al Corso, per chiedere la grazia e per far finire questa pandemia. Sì, è stato un gesto molto bello con il Papa, cioè nonostante che con gli sgami, insomma,
città, in modo da dimostrare alla gente che c'è qualcuno che pensa a loro anche in maniera in chiave religiosa. Io l'ho fatto in chiave laica quando giro, sto girando in questi giorni, poco per la verità, non so fermarmi più di tanto, quindi ringrazio ancora una volta quelli che mi hanno accolto molto bene, con, diciamo, con amicizia, con affetto e con calore, da Rione Libertà a, per finire alla, sopra alla parte più alta della città. E come dire, ringrazio tutti quelli che, peraltro lei mi ha chiamato mentre io sto ancora parlando con cittadini che mi chiamano, mi scrivono, è diventata una fatica enorme, la faccio molto volentieri, così come i bambini che mi mandano, e ringrazio i loro disegni che ho apprezzato molto e apprezzo molto. Bene sindaco, nelle prossime ore ci risentiremo ancora per... E volevo anche, sì, come hanno detto, ma chi sa, come molto altro, che ci faceva la sanificazione, stanno continuando, continuano, arriveranno in ogni dove. Bene, grazie, a presto allora sindaco, buona serata. A voi, buona serata.